peso? Quanto peso? Ragazzi, siamo tornati con una vera e propria recensione. Già. Ragazzi, oggi vi volevo ringraziare per i 50 iscritti raggiunti, che non ho fatto neanche lo speciale dei 40 iscritti perché non avevo la chitarra elettrica. Però adesso siamo qui, io vi ringrazio da morire e adesso l'unica cosa che dovete pensare di fare è andare qua sotto, iscrivervi, mettere like, eccetera, eccetera, eccetera. A proposito, oggi ho deciso di fare un video un po' strano, ho deciso di fare una recensione di una nuova chitarra elettrica che ho, cioè che mi è arrivata da poco e visto che, dato che mi è stata regalata e non ne so niente, è un modello anche abbastanza vecchio, io chiedo se saranno disponibili i commenti in questo video, speriamo che YouTube me li lasci, spero che se qualcuno di voi ne sa qualcosa più di me e ha questa chitarra sotto mano, può commentare su informazioni, perché io farò questa recensione che non ha senso perché io non ne so niente di questa chitarra. Partiamo. Allora, intanto possiamo notare che ha una bellissima custodia con scritto Ryot, che non so che cosa c'entri. Andiamo ad aprire la custodia. Che peso! E questa è la chitarra. Come potete vedere, la marca è Samick e si scende e si scopre questa magnifica, perché devo dire che è veramente magnifica. Ringrazio quello che me l'ha regalata, che è il mio insegnante di Jiu Jitsu. Io lo ringrazio davvero davvero molto per questa splendida chitarra. Non c'è niente da dire. Ok, chiudiamo questa e la spostiamo un po' più in là e ritorniamo alla chitarra. Partiamo col dire che non avevo ancora cambiato le corde e sono vecchissime, molto molto vecchie. La tastiera è dotata, una cosa che mi è piaciuto molto, di il madreperla, quindi davvero molto bella, e per il resto non so niente di questa chitarra. Non so di che materiale siano fatti i legni, perché non lo so. Ricordatevi ragazzi di commentare. Allora, possiamo trovare questa bellissima paletta, un po' indietro rispetto ai miei gusti, però carina lo stesso, molto molto carina. Troviamo questi per bloccare anche le corde e qua, perché non ne so niente, credo che sia per alzare le corde dal manico, che ho notato sono abbastanza vicine, però quello è un effetto secondario. Allora, la tastiera è scura come quella dei Ibanez, il che mi piace davvero molto. Come vedete è di questo bellissimo color blu, un po' metallizzato e perfettamente carino secondo me. Ha qualche graffio, dato che è un po' vecchietta. Allora, dato che io non so praticamente niente di queste cose, io suono la chitarra e basta, senza sapere come si chiamano i componenti. Allora, qua troviamo il tono, che è un po' da oliare, credo, perché è veramente molto duro. Qua sono, penso, due selettori, una cosa che mi è piaciuto molto, perché sono quelli che ci sono nelle spool. Non credo che siano identici, però sono comunque dei selettori. Questi due selettori
Questo che c'è anche nell'Ibanez, di cui ovviamente non conosco il nome perché sono ignorante, e alla fine il volume. Troviamo i pick-up. Allora, i pick-up, io di pick-up non ne so praticamente niente. correggetemi se sbaglio, probabilmente sto già sbagliando. Quelli più grossi sono gli humbucker e questo è un single coil. Non ne so niente, come ripeto. Allora, qua ci sono, credo, dei regolatori per alzare le corde, di cui non so. Il ponte, quello dove si mette, com'è che si chiama? Questo, la neve, com'è che si chiama? Non lo so, la leva, che non c'è, ma vabbè, perché io non la uso quasi mai. E per il resto mi piace molto. Questi pick-up, allora, questo pick-up, da quello che ho notato, viene un po' in fuori, però è una cosa che si può risolvere, dobbiamo ancora guardarci bene dietro. E dietro. E per il resto è una chitarra normale. E devo dire che mi piace davvero molto e direi che ho finito di blaterare. Non vi ringrazierò mai abbastanza per il supporto che abbiamo raggiunto, cioè che il supporto che mi avete dato in questi 2 mesi, ormai sono passati 2 mesi, pensate, per il mio primo iscritto. Per chi è come dall'inizio, vi ringrazio davvero tanto. Quindi ricordatevi di iscrivervi, eccetera, eccetera. Ma adesso passiamo a una piccola, piccola, piccola prova di volume, cioè di suono. Ciao nonna! Tutto a posto? Ok. Ok, ragazzi, e partiamo con la new entry di oggi. Perché spero vi piaccia, che ho imparato da solo. Almeno questo riff. Aspetta. Ciao ragazzi, addio.